Una volta avevo la mia bella patria. L'albero di quercia mi cresceva molto alto. Le viole scendevano delicatamente. Era un sogno. Mi baciava in tedesco. Parlava in tedesco. Le parole Ich liebe dich, io ti amo, era un sogno. Questa storia comincia nel 1961, in Israele, la mia bella patria, nella pensione in cui sono ospite di una bella donna di mezzo. Lei venne a svegliarmi al mattino, come sempre, col tè caldo servito nella porcellana. Porcellana come la sua pelle, così bianca da sembrare innaturale, così bianca da poterci vedere me stesso riflesso. La pelle di donna senza età, quasi che lei fosse la strega, l'ingannatrice, capace di circuire il tempo. E chissà, forse lo era veramente una strega, dato che chiamò due uomini con la camicia di forza, che vennero e mi riportarono in clinica. Chissà poi perché. E così mi ritrovai nel bel mezzo del deserto, nel Negev, all'istituto Seitling, fondato dalla filantropa americana Rebecca Seitling, come centro per la terapia innovativa sotto la direzione del dottor Nathan Gross e come residenza per i sopravvissuti ai campi nazisti. E lì, ad aspettarmi, tutti i miei migliori amici. Amici, di pure colleghi. Siete tutti pazienti qui. Pazienti per lei, amici per me, caro dottor Gross. E diciamoci la verità, anche un po' fedeli. D'altronde mi aspettavano. Sono il loro messia. Ti piace giocare, Adam? È solo la brusca transizione, dottor Gross. Un giorno sono qui, quello dopo, chissà. Comunque, da quando sono tornato in clinica, devo dire che mi sto riambientando. Continui pure con la sua terapia, non abbia paura. Sai, Adam, quello che non riesco proprio a capire è perché non siamo mai stati capaci di aiutarti. In fondo sei un uomo intelligente, quasi un genio. Andiamo, dottor Gross, la smetta con le adulazioni. Potrei arrossire. Nome Adam Stein. Familiari, neanche uno. Numero sul mio braccio, 76345. Gross, archivia tutto e lasciami andare. Non posso. Questo è il mio lavoro. E tu sei il mio paziente migliore. Eppure, hai visto, nonostante tutta la tua conoscenza, nonostante il tuo sesto, anzi perché no, settimo senso, eccoti di nuovo qui, nell'istituto, dopo aver tentato di strangolare una donna non meno di 36 ore fa. No, questa è assolutamente una menzogna! Sì, sì invece, una donna di nome Ruth Edelson! No! È una menzogna. E tu, Gross, tu sei un buffone. Ah sì? E mi vorresti dire il perché? Giù nel lager tutto era assurdo, persino credere nel sogno, mentre tu qui credi addirittura nei miracoli. Non solo ci credi, ma sei addirittura dipendente, il che non è solo esilarante, è anche un po' patetico, come a volte sono i miracoli. Il vero miracolo è che il miracolo non è più tale, mi pare lo dicesse il grande Schindler. E comunque sono punti di vista, ma a prescindere da tutto questo, c'è soltanto una persona in questo istituto che sa fare i miracoli. E sei tu. Ma, ora, diciamoci la verità. Quelli sono trucchetti da circo. Ci metto un giorno se vuoi a insegnartelo. Senti, io sono stato la star dei tuoi esperimenti medici. Hai fallito miseramente. Quindi non ti attardare a parlarmi di miracoli. In fondo il mio compito è fallire. Io sono un clown malato e moribondo. Questi sono anche affari miei. Ma tu che cosa hai fatto per aiutare me o per aiutare qualcuno di noi? Niente, hai ragione. E me ne rammarico dal più profondo del cuore. Purché tu lo sappia. E ora vediamo. No, aspetta. Vediamo come vanno i tuoi amabili affari personali. Per favore, Adam, siediti adesso. Cosa c'è, dottore? È stata una gran giornata, vero? Forse un po' di latte di magnesio potrebbe risolvere il problema. Ma
costipazione è un problema terribile. Allora basta! Piantala! Fine della storia, capito? Tu non devi fare così. Lasciati curare! Se soltanto tu usassi il tuo dono in maniera un po' più costruttiva! Potrei, infatti, se volessi. Il fatto è che non voglio! Vediamo un po' cosa c'è qua. Io sarò il tuo miracolo! Che non è mai stato. Sì, l'abbiamo già sentita questa, Adam. Ora cerca di tornare al tuo posto. E piantala di bere! Metti via la bottiglia, subito! E proviamo una buona volta a venire a capo del tuo cervello, d'accordo? Va bene, va. Dottore. Avanti, siediti. Adam, cos'hai? Aspetta, fermo, lasciami vedere. Respira, lasciami vedere. Ma qui non c'è niente. È un trucco! Miracolo, dottor Cross, miracolo! Gli spasmi del parto del Messia, Dio sia ringraziato! Purtroppo soltanto tra qualche decennio potremo aiutare tutti gli Adam Stand di questo mondo e la loro sete di menzogna. Ti sei divertito? Adesso forza, vai a sederti! Cosa vuole, Nat? È il mio lavoro. Cominciò tutto a Berlino nel 1926. Le mie quattro ballerine a secondo. Mia moglie Gretchen, la nostra maestratrice Fraunfogel e poi la piccola Ruffy, la mia figlia maggiore. L'Adam Circus era un gran bel posto, dottor Gross. Avrebbe dovuto esserci, ci sarebbe divertito un sacco. Davano da bere a tutti. Anch'io bevevo il mio whisky di malto, messo dentro il biberon di mia figlia. Beh, ma serve per addormentarsi, dottor. E poi suonavo il più straordinario degli strati. E fu lì che incontrasti per la prima volta Clyde. Era un individuo un po' ingessato, sai? Rita da una parte, abiti di seconda mano. Espressione disperata. Comunque no, non fu lì. Fu qualche anno dopo, nel 1930, che lo vidi per la prima volta in carne rossa. Benvenuti all'Adam Circus, signore e signori. Vediamo. Un volontario... Oh, il signore qui davanti! Oh, prego, no! Su, venga! Fategli un bel applauso, per favore! Su! Vai da brindare! Prego, venga! Allora... Venga! Scusi, ma... Ci conosciamo? Non ci siamo già visti? Venga, spiegaci. Vediamo... ma pensa un po'... Volete sapere, Madame Darren, che questo signore non voleva venire all'Adam Circus stasera. Aveva altri progetti. Stasera stessa intendeva togliersi la vita! No, non faccia così, per favore, vediamo. Troverò una buona notizia, sono sicuro, vediamo. Però, qui ci troviamo di fronte a un laureato alla Heidelberg Universität. Anche se non proprio uno studente modello, vero? Oh, questo cos'è? Zuclot 17! Un tranquillante per animali che risolviamo permanente dal dolore. Ma mi guardi, Oh, per lei, ma certo! E poi, su, rida, su! Grazie, maestro. E poi, Adam? E poi, niente, il solito schifo di Gestapo. Un giorno vennero, mentre stavo facendo il mio famoso numero coi coltelli con mia figlia Ruth. Era un capolavoro, mia figlia avrebbe dovuto vederla. E insomma, finito tutto... Vengono e mi dicono che non posso più fare quello che faccio, perché non sono iscritto alla Reichstheaterkammer. Dicono che non ho i requisiti. Io, proprio io, il pagliaccio che accompagnerà, proclamerà e saluterà. Già. Beh, i nazisti non sono certo famosi per la loro ironia. Sì, ma tutti amano il circo. Nada, per favore. Torniamo ai tuoi ricordi, piuttosto. Anche questi sono ricordi. Tu giochi con tutti, Adam. E giochi anche con il tuo corpo. Appena sei tornato qui all'istituto, hai espulso un fiume di sangue dal piede. Te lo ricordi?
per non parlare del tumore al pancreas che hai buttato fuori a marzo. E poi l'attacco di cuore l'estate scorsa. Ricordi anche quello? Hai letteralmente sputato fuori un pezzo di polmone. Voglio dire, è qualcosa di pazzesco. È autodistruzione. Ma la cosa che mi stupisce, che davvero mi stupisce, il tuo più grande dono, diciamo, non è il potere che hai sul tuo corpo, ma il potere che hai sulla mente delle persone. Adam, è vero che prendi i soldi dagli altri pazienti e che poi li investi in borsa? No, ma chiariamoci. Diciamo che si fidano di me, tutto qui. E io sono la loro speranza. E anche l'unico contatto col mondo che sta là fuori. Sì, ma non te ne puoi approfittare di questo. Niente affatto. Diciamo che io semplicemente do a loro la conoscenza che non hanno. O che hanno perduto. Svuotati come sono da qualsiasi lume del sapere. Sono una sorta di Prometeo. Prometeo? A me sembri più che altro Mefistofele. Che tenta il povero Faust. Beh, Mefistofele è un gran personaggio, dottore. E poi, ormai da tempo i miei ricordi non mi vengono più a trovare la notte. Non sogno più. Però immagino un grande auto da fè. Cosa? Un auto da fè? Sì, ha presente quei grandi roghi, quelli della Santa Inquisizione. Ecco, immagini un grande rogo. Immenso, enorme, avvolgente. E lì proprio sulla platea del rogo a godersi lo spettacolo il grande inquisitore che tiene in mano un libro che vuole buttare personalmente dentro la catasta. Interessanti questi sogni. Ce lo dice lei. E quale sarebbe questo libro che tiene in mano? Faust. Anche perché io penso che se fossi un inquisitore sarebbe il primo libro che butterei dentro la catasta. È troppo pericoloso per la libertà, diciamo. Già, proprio vero. Mi sembra quasi di sentire quel nauseabondo intenso di quello di bruciacciato. Qui Gross. Qui c'è odore di cane! Ma davvero? Non mi prenda in giro, Gross. Qui dentro c'è un cane, lo sento! Adam, ma di cosa stai parlando? Non ci sono cani. Quando sono venuto alla Sizzling la prima volta, mi era stato promesso espressamente che non ci sarebbero stati cani! Adam, te lo ripeto ancora, non c'è alcun cane qui. No! Io lo sento. Hai sentito senso, Ross? Eravamo a Stellaring nel 1944, in treno. E per quello che da allora ho di treno, Ross, li brucerei tutti! La luce filtrava flebile dalle assi del vagone di legno. Eravamo stivati come bestie. E a un certo punto ci presero e ci buttarono giù dal treno come stracci. E lì in piedi, ad aspettarci, c'era il comandante Klein. Adam Stein, l'uomo più divertente della Germania, trasferito qui a Stirling, pensate un po'. Vieni, Adam, avvicinati. Ti ricordi di me? Sono il Commandant Klein. Adam, avvicinati. Tu non hai idea di quanto mi faccia piacere vederti qui. Dovevate vederlo al circo a Berlino anni fa. Una forza della natura, era un grandissimo clown. Sapeva fare il verso di tutti gli animali. A proposito, Adam, stupiscici, forza, fai un tuo numero! Vai! Va bene, bravo, bravo, maestro. Ora fai il cane. Il cane, su. Nel mio appartamento e farai amicizia con Rex, il mio cane. Forza, andiamo!
Ha quattro zampe, Adam. È più buffo così. Sai, Adam, ho seguito tutta la tua carriera. Hai studiato ad Heidelberg, vero? Strano che non ci siamo mai incontrati. Adam, io sono un appassionato, direi un vero e proprio studioso del fenomeno ebraico. Naturalmente, dopo tutti questi anni di studi, devo dedurre che tu non sei un esemplare normale. Tu sei ben oltre la media, tu sei un genio, un grandissimo clown. E diciamocelo, sei praticamente ariano. Quindi ci sono delle solide basi su cui costruire un rapporto. Non guardarmi e ascoltami piuttosto. Una vita per una vita. La mia vita per la tua. Tu rimani qui, mi intrattieni e mi tieni la mente lontana dalle preoccupazioni esterne. Credimi, è un compito difficile ed ingrato. Come dici, Adam, non ti sento. Mia moglie e le mie figlie. Oh, Adam, Adam, già mercanteggi il fenomeno ebraico in azione proprio qui ai miei piedi. Adam, è difficile spiegartelo, ma non faccio io le regole qui a Stelling. Ti sembra strano, ma io sono Unter den Führer. Seguo gli ordini del Führer. Ma vedremo, vedremo. Tanto abbiamo tutto il tempo del mondo. A proposito, è ora di colazione. Frostuck, mangia e raggiungi Rex nella sua cuccia. Vai! Capisce? E da allora che non ne voglio sapere di cani. Niente cani, niente che abbia zampe o artigli. Ma Sidney mi aveva dato la sua parola. Lo so bene che Rebecca e te andavate d'accordo. Ma ti stai sbagliando sul cane. Non c'è assolutamente niente del genere nella 285. E comunque, sai bene che quella stanza si trova nel reparto osservazione. È off limits per te, Adam. Non ci puoi andare. Però sono contento. Facciamo progressi. Tuttavia, vorrei sapere come mai hai dormito a terra la notte scorsa. Non negare, me l'ha detto l'infermiera Gray. Con quel culo così chic! Adam, per favore. Dai, andiamo, dottore! La smetta. Cos'è? Crede di piegarmi con un cane, eh? Si sbaglia di grosso. Mi guardi, sono lindo. No, non ne hai bisogno. Te lo ripeto ancora, sono sincero. Non c'è assolutamente alcun cane qui. E poi, io non vedo questa gran felicità. Anzi, a me pare quasi che tu stia piangendo. È acqua! E ho bevuto dell'acqua prima. Ma certo, come no? Con gli occhi, magari. Andiamo, Adam. Tu puoi fare di meglio con la tua arte dialettica. Va bene, caro mio Frankenstein. Se gli esperimenti sono il tuo gioco, allora giochiamo. Forza, fai il massimo che sai fare, ma alla fine della terapia, poi, morirai di follia anche tu. Va bene, vorrà dire che allora sarà pronto a tutto. Ma ricordami, la porta della camera 285 è e sarà anche in futuro chiusa a chiave. Naturalmente sapevo chi aveva tutte le chiavi dell'istituto. L'infermiera Gina Gray, la mia amante. Ogni volta che lei si avvicinava sentivo il battito cadenzato dei suoi passi, l'incedere irregolare dei suoi tacchi. Lei nell'istituto era come una perla in un letamaio, un libro di regole a cui obbedire. Se infrangi una regola distruggi l'intero sistema. Diceva lei. Mi sembrava di sentire il comandante parlare. E allora io mi avvicino a lei, le dico parole gentili, do quello che cerca, essere trattata come un cane. E poi le rubo le chiavi. D'altronde sono un grande prestigio pure. E poi vado nella camera 285. E lì, c'è questa creatura coperta da un lenzuolo. Allora, tutto quanto mi avvicino, allungo una mano e bella morte! Loro vengono due infermieri, mi prendono e mi portano via. Ma io giuro che sarei tornato. Sì, sarei tornato per salvarlo. Proprio come qualcuno, in una maniera astrusa ed ironica, aveva salvato me tanti anni prima. Prima di Hitler, noi tedeschi eravamo odiati dal resto dell'Europa. A
amati solo dai nostri cari ebrei, che in qualche modo si erano convinti che i nostri due popoli condividessero un non so quale destino comune. Una coppia di paria, una coppia di indesiderabili. Così mi pare disse quel vostro amico Franz Kafka, quell'ebreo demente. Nati dallo stesso greco, per forza, è un casino immane vomitarvi fuori dal nostro popolo. Adam, Adam, cosa fai? Chiedi, cosa fai? Cosa fai? Cosa? Vai al posto! Senza regole c'è il caos! Anche in un circo ci sono delle regole! Adam, Adam, dovresti lasciare perdere queste idiozie umane. Guarda, guarda Rex. Si lamenta, lui forse implora dei favori. Portano dei prigionieri al nostro mare. Devo portarne tre in più soli, mia moglie e le mie figlie. Adam, Adam, tu implori, tu chiedi ma non puoi. In nome di cosa dovrei liberare dei prigionieri? E poi tu sei un cane. Sei un cane, Adam! Qual è il ruolo di un cane? Qual è il ruolo di Rex, ad esempio? Servire e proteggere. Il tuo qual è? Divertire ed intrattenere. Chissà, forse questo basta di per sé a salvare una vita. Ripensandoci, ho una nuova mansione per te qui al campo. Intratterrai i tuoi compagni di prigionia. Suonerai per loro il violino mentre marciano lungo il filo spinato. Già, il lavoro rende liberi e la musica rende santi. E così mi misi a suonare il violino per gli altri deportati. Ne vedevo il dolore e la condizione misera. E intanto sopravvivevo in qualche modo. Poi un giorno, da un gruppo di deportati che camminavano lungo le baracche del lager, controllate dai soldati, staccò una figura di donna. Si avvicinò a me e la riconobbe. Era Frau Vogel, la nostra maestratrice ad Adam Sinkus, che aveva fatto lo stesso viaggio con noi in treno. E mi disse: ci sono notizie! Ruti è viva! È qui in Germania, in un posto speciale. Quindi l'avevi ritrovata tua figlia Ruth? No, l'avevo condannata. L'ho uccisa, Gross. No, non è vero. Lei era ancora viva quando tu vedesti tua moglie e la tua figlia piccola Lotti quel giorno mentre suonavano. Era viva? E che può dire? D'altronde, l'ultima volta che vidi era nel cassone del treno. E poi lei sa bene che non basta la buona volontà per riuscire a salvare qualcuno. Bisogna anche farlo. Non basta dargli un tento e sfamarlo per dire di avergli dato la vita. Vivere bene, un'anima. Come sta facendo lei con quel cane nella tua 85? Un po' come il comandante con me. Ma la verità non è la mia. Ma tu ora sei vivo. E puoi parlare e raccontare anche perché qualcuno, un tempo, ha avuto pietà di te. Bisogna avere anche pietà per arrivare a quella piena consapevolezza. La consapevolezza dell'amore. Tornando a noi, mi è appena giunta notizia che uno dei nostri pazienti, Ave Wolfowitz, ti ha chiesto un favore. Beh, d'altronde io sono il loro salvatore, te lo sapessi. E poi, Ave ha patito la mia stessa pena, che lui ha perso una figlia. Ah sì? Datti da fare se vuoi salvarlo allora. Perché va dicendo a tutti che fra un mese esatto, nel giorno di Purim, la festa delle sorti, lui morirà. Beh, l'ha predetto. D'altronde è un piccolo profeta. E anch'io a mio modo predico che lui farà i conti una volta per tutte, con lui! E poi mi lascerà definitivamente da solo in questo manicomio. Ma che cosa vuole? Vuole che gli batta a macchina un elogio funebre. Vuole cucirsi il sudario da morto. Chissà, forse vuole trovarsi faccia a faccia direttamente con lui e chiedergli come ha fatto ad essere così crudele. Come sarebbe un elogio funebre? Cioè, un elogio funebre, forse lo vuole portare direttamente a Dio. Ma lo sa che Dio è uscito a pranzo?
però ha lasciato un biglietto di scuse. Lo sa dove? No, Adam, dimmelo tu. Proprio qui sul mio braccio, caro mio dottor Nathan Gross! Adam, smettila con questo umorismo, con queste facili battute. Lo so che socializzare al meglio con gli altri ospiti fa parte della tua reintegrazione. Anzi, spero al più presto della tua completa guarigione. Ma queste cose non servono! Non assecondarlo. Devi convincerlo a non uccidersi. Ci ho provato. Sai cosa diceva il bambino Liechtenstein nel lager? Diceva che la nostra degradazione personale non era un'azione di Dio, ma di Satana. Io però a mia volta sostenevo che i crimini del Commandant Klein erano i crimini di Hitler, ma a loro volta i crimini di Hitler erano quelli di Dio. No, non è così. Dici delle bugie. Io non sono certo un religioso, ma so che tu ti stai sbagliando. Sì, dico bugie? Sì, molte, troppe. E questo non ti fa affatto bene. Devi dire la verità, se no il metodo non serve a niente. Anche lei dovrebbe dire la verità, dottor Gross. Lo sa? Sono andato nella camera 285 e qualcosa mi ha mosso. Però la ferita non era quella dei denti di un cane. Poi sono andato nel refettorio e il pazzo savio, Wolfowitz, mi ha confessato tutto. Ah sì? E cosa ti ha detto? Che in quella camera non c'è un cane, ma un ragazzino pazzo che ha vissuto con una catena al collo in uno scantinato. Sì, è così infatti. Io non ti ho mai detto che c'era un cane, Adam, ricordi? Comunque, lui è pericoloso. Nessuno può avvicinarsi, ricordatelo. Sì, che cos'è? Un caso speciale per lei, dottor Gross? Un ragazzino pazzo che fa il cane. In fondo lei non è tanto diversa dal comandante Pai. Anche lei ha il suo giocattolino personale. Ora basta, Adam! Tu credi di essere l'unico speciale come paziente qui, ma invece ce ne sono altri che hanno bisogno di cure e attenzioni. Ah già, come quel ragazzino, vero? Esatto, proprio così. Cioè, d'altronde, io sono soltanto un fenomeno da baraccone. Sì, io sono l'artista scadente, da 4 soldi. Io sono la mostruosità. Io sono il genio. Ma la genialità richiede un prezzo un po' alto. Ecco, adesso il cantante entra nell'opera e il matematico svela i segreti dell'universo. Ma hanno dei doni loro. Mentre io ho dei doni inutili. Non sono affatto inutili, Adam. Invece sì! Io sono sempre stato destinato allo spettacolo di secondo ordine e alla cuccia del cane. Per un anno intero ho mangiato la ciotola del cane, ho visto la patata zampe e ho dormito nel recinto pieno di letame. D'altronde ho avuto un grandissimo maestro, lo Sturmführer Rex. Quel ragazzino è un ragazzo che non è un ragazzo, è il cane che non è un cane. Non mi vise proprio così, sono arrivato. Quando mi metti tutto il colodici, le cavità, dentro le cavità. In altri occhi. Malati di paura. Ma vivi! Basta, Adam. Te ne prego. Basta. Adesso siedi. Rilassati. D'accordo. Respira. E rilassati. Senti un po', Ross. Ma questo posto non è per i sopravvissuti. Sì, certo. Cosa ci fa quel ragazzo? L'ho portato qui. Quando l'abbiamo trovato, era in condizioni disperate. Ululava e si mordeva da solo. Camminava a 4 zampe, oppure strisciava per terra. Era letteralmente coperto dai suoi stessi escrementi. Abbiamo anche provato a togliergli dal collo quell'orribile catena. Ma come avrai visto, ragazzi? No! No, nessuno può permetterselo. Nessuno può esserlo più di me. Né lei, né quel cane, né nessuno. E sei cosa? Pazzo! Tu non sei pazzo, Adam. Ma no? Ma cosa sono? Sei malato. E io sto cercando di guarire. No, non è capace. E quel cane, forse quel cane è anche più pazzo di me. È uscito là dove io ho fallito.
È lui la sua star, il suo caso clinico perfetto. Perché qui lei si diverte a non psicoanalizzarmi, a farmi degli esperimenti. Ma è là che si concentra la follia totale. Sì, ma io la follia la curo. Non mi diverto a trastullarmi con lei come fai tu. Ma mi sembra proprio il contrario. Sei geloso di quel ragazzino, Adam? Geloso io? Ma io sono semplicemente quello che sono. E lei in fondo mi ama per questo. Proprio come mi ama l'infermiera di lei. Sei sicuro che lei ti ama? Ma certo, io le so guardare nel corpo. Ma lei ama il pazzo, il crescente, il subumano Adam Stein. Perché diciamoci la verità, un Adam Stein sano, gli occhi di Gina come anche il suo motor grosso. Non è in fondo così attraente. Non ha alcun senso quello che dice. Ce l'hai come? O siete un servizio? Adam, adesso smetti. Non è affatto divertente. Oh, dottore, soltanto un po' di umore. Mi sa che aveva proprio ragione il nostro Commandant Klein. Puoi ammazzare più subumani in un colpo solo con l'umorismo e lo Zyklon B di quanto non possa fare lo Zyklon B da solo. È una macchina, una miscela perfetta di ragione e follia. Adam, Adam, dove sei piccato? Dove sei? Ah, eccoti qui! Che cos'hai? Vai, vai, dammi! Dammi! Uno spazzolino. Uno, si è mai visto un cane con uno spazzolino? Tu non hai bisogno di queste cose. Guarda quanti ho portato, eh? Io devo migliorarti. Guardati, fatti guardare, insomma. Tu hai ancora un'aria? Sì! Sa! Ma io ti voglio. Su, 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 in piedi, ora puoi. Perfetto. Manca ancora qualcosa. Sì, disciplina, disciplinata, ma è questo il regolamento. Perfetto, perfetto, Adam. Sono riuscito a fare di te un perfetto detenuto. Ma io ti migliorerò, sai, io ti migliorerò. Prima del tuo arrivo. Per me tutto questo è insopportabile. Tu sei il mio salvatore, il mio messia. Tu sei bello, Adam. Io cercherò di fare di te un essere ancora più perfetto. Farò di te un perfetto cane. Oggi, dopo aver fatto il cane per un anno, ho provato finalmente io questa sensazione. Oggi ho portato fuori il cane. Cosa avresti fatto? Ma di che cane parli? Ma sì, quel ragazzino. Quella creatura priva di pelo, ma piena di latrati, della camera 285. Adam, non avresti potuto. È proibito. E tu lo sai bene, te l'avevo detto. E comunque, quel ragazzino è chiuso in quella stanza da 2 mesi senza vedere nessuno, proprio perché è molto pericoloso. Andiamo. Comunque ormai l'ho fatto e non è successo niente. E poi lui è l'unico qui con cui io posso parlare. Ah, con me invece no. Ma, grosso. Io sono solo il suo pupazzo. Lei muove i fili e mi fa dire quello che vuole sentirsi dire. Questo non è vero, Adam. Io sto solo cercando di curarti. Mi dispiace, ma lei non è capace. Anche se utilizza il cosiddetto metodo. Sì. Ma in realtà, dottore, lei non lo sa fare, assolutamente. Lei utilizza, come dire, altre sostanze. Quelle sostanze a cui fai accenno tu possono aiutare gli altri ospiti di questo istituto. Sono soltanto poche gocce di farmaco. Non importa se siano di mescalina o di LSD. E comunque io non utilizzo necessariamente dei farmaci, dipende dalle situazioni, caso per caso. Per esempio, anche l'ipnoterapia ha fatto grandi cose per qualcuno di voi. Grandissime cose. Per gente, fra l'altro, molto normale.
Ad esempio gente che tiene sempre una mano alzata perché ha paura che il tetto gli cada sulla testa. Oppure, che so, gente che vede sempre l'arcangelo Gabriele, normalissimo. Oppure gente, vediamo un po', questo è il caso più interessante, che suona in continuazione la trombetta perché pensa di essere ancora in guerra. Adam, stanno guarendo. Ma ci vuole tempo. Ah sì, il tempo. Il tempo regola questo grande dramma della vita, vero? Già. Lo sa. Oggi ho tenuto una lezione in sala mensa. Dopo aver fatto fare la passeggiata al cane, chiaramente. Una lezione? Beh, perché no? Va bene. In fondo sei un attore, no? Un grande attore. E un po' di cultura stimola il cervello dei nostri ospiti. Ya. Yeah. Vuole sapere di cosa si trattava? Ne sarei felice. Bene, allora lo riproporrò per lei. Un attimo di pazienza. Storia del teatro. Dalle origini dell'uomo al presente. E diamo un titolo anche. Whisky! Drammaturgia. Ci siamo tutti? Dai, dai. E allora cominciamo. Un cane abbaia. Ma un cane che abbaia su un palcoscenico non è più un cane. Questa bottiglia, per esempio. Bellissima, no? La vedete? E adesso me la... Adam, un attimo, vado avanti. È una bottiglia bellissima, ma... sto bevendo o sto semplicemente facendo finta? Sto facendo finta di interpretare qualcuno che sta bevendo. Signori, noi tutti siamo gli attori di una pièce, che sia l'attore, che il drammaturgo, che il regista, che tutti quanti hanno abbandonato da tempo. Tuttavia, meine Damen und Herren, il sipario non si può certo chiudere. Lo spettacolo deve continuare. Adam, adesso basta! Tu te ne stai approfittando, eh? Te ne stai approfittando per bene, davvero, un'altra volta! Chi ci ha detto che ti fa male? Fandonie, fandonie! E questa è acqua colorata! E lei poi dovrebbe sapere che io sto insegnando l'artificio, la bugia necessaria è capace di far sopravvivere. Acqua colorata. Certo. Vuole un altro esempio? Benissimo, glielo fa. D'accordo, su, vado! Vediamo, un attimo di pazienza. Perfetto, ecco qua. Allora, 1945. Un uomo cammina da solo nella foresta di Naliboki, in Bielorussia. Si tratta del nostro caro ospite Arthur Fein, che è stato nei campi. Arthur Fein, sa? Allora, lui scappò dai campi e andò a rifugiarsi appunto nella foresta di Naliboki dai Bielski, i partigiani ebrei bielorussi. Che bello è che lui, in mezzo a sto bosco, teneva sempre tra le mani un cocktail. Si intende un cocktail esplosivo, ia? E lì, in mezzo a nulla, ad un certo punto, si metteva a ridere. Poi è andato in Palestina, alla fine della guerra, in Palestina, questo teatro dell'assurdo. E lì, per un certo periodo, non ha più seguito la prima regola fondamentale della drammaturgia, la rottura dell'equilibrio. Infatti, ha preso moglie, ha avuto una figlia e per un certo periodo ha seguito soltanto la seconda regola fondamentale della drammaturgia, la pausa. Poi a un certo punto il fuoco è scoppiato di nuovo, la risata è scoppiata di nuovo e lui rideva mentre dava fuoco a casa sua, a sua moglie, a sua figlia, a se stesso. Poi dopo qualche anno la Seitzling è andato in un reparto ustionato, ha visto il suo numero di Dachau sul braccio e lo ha fatto entrare di diritto nel suo gregge. Sipario! E questa sarebbe la lezione. E che cosa vorresti dire con tutto questo? Cosa c'entra adesso la povera storia di Arthur? Il punto è che come la tragedia genera lacrime, è così la risata. Una gioia. Se io non fossi riuscito a ridere laggiù, sarei morto. Il tuo riso è macabro. Ma è pur sempre riso. Anzi, guarda, adesso lo insegnerò a lei. Vuole? Vai. Allora, lezione di riso. Apra la bocca. Ah, così bene. La
rilasso un po' i muscoli, forza, bello rilassato, faccio un bel respiro. E grida con genere. Fa male, ma anche un po' bene. Rita, 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 basta! A furia di ridere ti verrà un altro attacco. Cosa vuoi? A furia di dispensare verità, la verità uccide. Oh, certo, emorragia intestinale, insufficienza renale acuta. Ma come fai ad andare avanti, amo? Sarà perché somatizzo. Perché trasformo in malattia quello che la mia anima crea. Ciò a cui la mia anima è invasa. Questi sono i ricordi che affiorano. Sono le ferite. Le cicatrici. Che cos'altro ricordi di contenuto? Ti va di tornarci sopra. C'è tutto il tuo giorno. Il gruppo dei deportati vide mia moglie Grecia con la piccola Lotti e mia figlia minore. Si avvicinarono a me e riuscì a dirmi che sapeva che Lotti si era salvata, l'unica tra di noi, ed era fuori da lì. A un certo punto mi misi ad abbracciare Lotti, era tanto tempo che non la sentivo vicino a me, allora la abbracciai, ma in camerate! L'ultimo di continuare a suonare. E li allontanò. E vidi che andavano verso un casotto più lontano degli altri. Un casotto più grande. Dove ora spuntava un pinacolo. E non mi fu. Io fui costretto a guardare tutto questo. Dal recinto di Alex. Così, ma impotente. Grazie. Va bene. Può bastare adesso. Sai, da quando hai parlato ad Abe Wolfowitz, lui ha cominciato a scrivere. E semi analfabeto. Ma non si sa come. Un giorno ha preso una Olivetti che tu ti porti sempre dietro. Ha cominciato a battere a caso sui tasti. Ed è venuto fuori questo testo. Era il giorno di Purim del 1942. Le SS andavano di porta in porta. Sgomberavano il ghetto. La mia Naomi, la mia piccola, bellissima Naomi, quell'anno si metteva il costume per la prima volta. Faceva da regina Esther. Avevo cucito un vestito e costruito una corona con un barattolo di latta. Quella notte, dopo la cerimonia, scappammo via. I nazisti erano a qualche isolato di distanza, dunque sapevo di avere un po' di tempo. Appena fuori dal ghetto viveva una certa signora Marshall. La conoscevo bene. Mi portava sempre i cappotti dei figli da rammendare. A casa sua c'era uno scantinato. E sotto a quello un altro. Una sorta di buco con una botola. E in quella botola ci andò la mia regina. La lasciammo lì. E la sentivo sussurrare. Perché papà? Per 13 mesi rimase lì dentro. Era una bambina e il suo corpo avrebbe dovuto crescere. Invece quella corona non se la tolse mai. Sì. Eravamo in cortile per guardare. E Abel aveva appena finito di battere questa roba. A un certo punto andò in escandescenza. Si mise a gridare: perché ti hanno forza, dimmi perché! Con un alzato verso il cielo. Sai una cosa, Adam? Professionalmente non dovrei dirlo, perché sono io il medico dirigente di un'età.
ma stai facendo tanto per questi pazienti. Forse più di me. Per esempio, Abe non aveva mai avuto né la forza né il coraggio di confessare una cosa del genere. Cross, io li diverto soltanto. Li faccio ridere, sono il loro giullare in corte. Non è così. Pensa anche a quel bambino, quello della camera 285. Continua a strisciare per terra, però. Ma lentamente può crescere e tornare alla vita. E sarà grazie a me. Darsi. E sarà così più fortunato per la figlia di Ale. Ricorda quel ragazzino? No. Di. David! Re David! Il re degli ebrei. Discendente di Adam e progenitore del Messia. Musicista. Pubblicatore. Non ti smentisci mai, Adam. Anche lui un guerriero sanguinario. Costruì Gerusalemme e porto Dio su questa scatola. In fondo anche il nostro David è un re. È il re dei cani. Come mi chiamava il comandante Clay. Arrivo, i russi l'avrebbero ucciso comunque, come un cane. Siediti, su, devo mostrarti una cosa. Von Handung, non dice niente questo nome? No. Von Handung, barone Von Handung, banche, spedizioni, importazioni, estrazioni petrolifere. Poco prima della guerra fu accusato di alto tradimento. Tutti i suoi beni, cavo intestate, i conti nelle banche svizzere furono nazionalizzati. Ad un furbo contabile dell'SS fu affidato l'incarico. Fu meticoloso, ragione per cui scalò piano piano tutti i gradini della gerarchia. Ma questa cartella la tengo forse. Anzi, e miracolosamente non se ne accorse mai. La terza banca di Patton ha attraversato il Danubio. I russi sono alle porte di Berlino. È la fine. Per me questo documento è inutile, ma avevamo un patto. Ricordi? Una vita per una vita. Quindi tieni a me. Questo è il testamento di Von Handung. Il suo possesso rende unico beneficiario della sua immensa fortuna. Devo confessare una cosa, mio caro Adam. Sì, avrei potuto salvare la tua famiglia, ma sarebbe stato sconveniente e avrei dovuto dare due spiegazioni. Avanti. Avanti, fallo, Adam! Fallo, fallo, su, spara! E così batte ancora forte la vita nel cuore di questo vecchio clown. Essere degni di soffrire. Bisogna farsi venire il marchio di Caino sulla prova. Chissà, forse io ce l'ho comandante. Sono riuscito a salvarlo e così le ho uccise. Non ti bruciare. In fondo l'importante per te ora è che tu porti a casa la pelle. Ma lei non ha alcun rimorso? Io? No. Non più di quanto ne avranno politici, sovrani. Però gli uomini non sono altro che numeri.
come per un macellaio per la notizia. Alla fine io ho fatto solo quello che altri non avevano il coraggio di fare. Il coraggio non di essere. Oh sì, invece. E poi ad Heidelberg il professor Schweitzer diceva sempre: il criminale deve godere della propria colpa, poiché questo è il suo fine supremo. E quindi la sua più segreta, più alta ambizione è proprio quella di rendersi colpevole, come il peggiore dei furfanti. Non c'è forca che non finisca intorno al collo del furfante. E così, dopo il congedo da Klein, ti ritrovasti ricco sfondato. E da allora vivesti a Berlino nella residenza del barone von Hamburg. Eh sì, bisogna proprio dire che lui è un gran burlone. La sua logica non è la nostra. E noi non possiamo neanche lontanamente comprendere il suo. Beh, chi è credente potrebbe dire che sono almeno 2000 anni che lui lo sta facendo. Eh sì. Poi ha voltato la testa e ci ha scagliato addosso i suoi ex. Ognuno ha la sua storia, Adam. Ogni paziente ha la sua anamnesi. Ma a prescindere dai discorsi religiosi, io sono sempre più convinto che queste tue sparate, queste tue tirate contro tutti, contro te stesso, contro di me, non siano altro che manifesti di vita. Può darsi. Una vita che somiglia a una parodia. Già, ma pur sempre vita. C'è chi invece non è sopravvissuto. E chi invece è diventato König der Hunden, la re dei cani? E lo dottor Ross? Essere un clown è comunque essere qualcosa. Ma la smetta! Diciamoci la verità, invece. Io sono instabile e pericoloso. E invece di mantenermi stretto, di limitarmi, di contenermi, e mi lascio fare tutto quello che voglio. Bevo, mi ubriaco, scopo la sua infermiera, intrattengo amabilmente con lei una relazione. Perché mi lo lasci? Ma ti confesso che non lo so. Forse perché in fondo sono convinto che alle volte la cosa migliore da fare sia lasciare che i pazienti si curino da soli. Allora, perché io possa finalmente mettermi seduto in poltrona, in pigiama, a giocare a carte. Lo sa, Ross. Questa è la cosa più ragionevole che le abbia mai detto. Detto da uno come te, non so come sia, ma lo prenderò come un complimento. Curarci tra noi. Non lo so, non mi convince. Mi sembra che questa sia una libertà ristretta. Un po' come quella del comandante Clark. È una concessione. Un po' come la vita, che è una gentile concessione da parte di Dio. Beh, Adam, anche se come medico mi secca ammetterlo, tu sei rimasto attaccato mani e piedi, con le unghie e con i denti, a questa gentile concessione. Hai lottato tante volte con l'angelo della morte, ma l'hai fermato sempre sulla sorte. Allora, andiamo. Se non ti spiace, vorrei che tu mi parlassi un po' del periodo a Berlino dopo la guerra. No! Vorrei arrivare a Ruti, a tua figlia, capire cosa è successo, tutto qui. E lei cosa mi darà in cambio? Una festa. Parteciperai alla festa di Berlino. Ti potrai mascherare e divertire. E anche se solo per un giorno, tornerai ad essere quel grande clown che è. Per farlo però, vorrei fare un po' di posto. Su, prego, guarda. Tieni da così. Ah, perfetto. Mi chiudo. A posto. Sembra il Valhalla, il regno di Odino, dottor Gross. Benvenuto! Hai sempre bisogno di metterti in mostra, Adam?
Cosa vuole, Nata? È il mio destino. Già. E il mio è quello di tenerti a bada e aiutarti a ricordare. Non voglio più ricordare. Eravamo a Berlino nel 1950, se non sbaglio. Sì, sì, Berlino, dottor Gross. E venne a trovarti il rabbino Lichtenstein nella villa del barone von Ambio. No! Era casa mia ormai. Oh. Cioè, ero diventato mostruosamente ricco. Avevo anche un maggiordomo. Perché io quei 4 soldi di von Ambio li avevo fatti fruttare. Per cosa? Per trovare Ruti. 4 anni l'ho cercata, senza alcun risultato. Ed eri una celebrità? Forse anche più dei tempi dell'Adam Silvius, no? Per forza. Ero diventato l'unico ebreo in tutta la Germania. Eri incredibile. Sì. Ma nella mia casa non c'era nessuno. Vedevo tutto il tempo per la disperazione. Lei era morta, capisce, dottore? Ancora, Adam. Torniamo sempre a questo punto, ogni volta. Ecco, ne abbiamo già parlato. Te l'ho ripetuto tante volte, ricordi? Ruti è viva! Lo era! E non voleva cercarmi. Quell'anno avrebbe compiuto 25 anni. E se forse aveva letto da qualche parte delle pagliacciate del suo famoso padre. È un tempo vulcane. E ora non era più per me. Chi avrebbe potuto biasimarla se avesse voluto rimanere in silenzio? Sai qual è il punto di lei? Tu continui a non darti pace per essere sopravvissuto. Ma averla scampata da quel disastro non è un delitto. Il vero delitto è continuare ad accusare te di un crimine commesso da loro. Ti aiuto a ricordare. Dopo la fine della guerra, Ruti fu inviata in un campo di smistamento. Lì conobbe un italiano, lo sposò. E nel 1949 si trasferirono in Israele. L'anno dopo, nel 50, lei si ammalò. Allora videro i documenti e contattarono il rabbino Lichtenstein. È così che è andata. Sì, certo, i nazisti le avevano fatto del male. Tanto male, nel fisico e nella mente. Ma lei è sopravvissuta. E poi è morta. Sì. Ma sono sicuro che ti avesse perdonato. Ma come fa a dirlo? Lei non sa niente. Glielo dico io invece com'è andata. Quando arrivai ad Haifa, suo marito, Gio Gracci, quell'italiano, mi accolse in una mente. Perché io, d'altronde, ero pieno di buone intenzioni. Pensavo che l'avrei trovata assieme al nostro nipotino. E abbiamo potuto ricominciare assieme. E invece quando arrivai, lei se n'era già. Era finita nel sarcofago. Proprio come io, da vivo, dentro a quella dannata villa di nazisti! Vale, non risolverai mai niente così. Smettila di tormentarti, non devi finirti! Lei voleva ascoltare, io lo so. Non sa niente lei, la vuol capire niente! L'unica cosa certa è che io adesso sono da solo qui in questa serra nel deserto, con lei che sputa sentenze, e con un'amante più pazza di me che vuole fare sempre l'amore! Hai ancora il tuo bambino? Io avevo due figlie grossi. Ma hai un bambino qui, alla Salz. David, il re dei cani, l'hai detto tu, no? Tu sei riuscito a non farlo più abbandonare. Ora sta dritto in piedi, cammina, batte addirittura a macchina. Ma aspetta, quelle non sono parole, sono cose senza senso, buttate lì. Ma sono tentativi. Ricordi cosa ti dicevo? Lentamente, David sta guarendo. Dio, occhi per lui, lo aveva creato bambino. Prima di incontrare te, aveva smesso di essere una creatura umana. Adesso invece lo è, ed è grazie a te. Ma no, smetta, smetta di fare il grillo parlante, lo so tutto io. Non è così. Anche lui è un cane nel deserto, proprio come lui. E se io gli ho tolto quella maschera, lo sa, è solo perché mi sentivo minacciato. Sono io l'unico e vero re dei cani. Ma né lui né io possiamo più essere, no?
troppo grossa. Non possiamo regredire. Non possiamo tornare indietro. Siamo condannati a essere umani. Condannati a essere umani? Adam, ma che cosa dici? Adesso le racconterò una storia, dottore, va bene? Una storia di salvezza. Una storia che mi ha visto protagonista. Dopo che avevo già ucciso tre persone. Mia moglie... La potremmo chiamare la storia dell'eterno viaggiatore. E chi sarebbe? Lei conosce Miguel de Salvaro? Vagamente. Anche lui è stato una grande celebrità, come me. E anche lui morirà nel limbo, proprio come il sottoscritto. Era una spia, un doppio giochista, un uomo al soldo di diverse nazioni. Prima amico dei nazisti, poi amico degli alleati, e perché no, poi dei sovietici. Ma un giorno, il porto franco, l'ancora di salvezza, la terra di nessuno. La nave norvegese in cui si imbarcò in un anno imprecisato. Ricercato dalle polizie di mezzo mondo, se fosse sbarcato in un qualsiasi porto, l'avrebbero arrestato. Soltanto in quella nave lui poteva essere completamente libero. Beh, una bella storia, complimenti. Ti ci ritrovi a pieno, scommetto. Sì, ma mica è finita. Io quell'uomo provai a salvarlo. Scrissi una lettera al rabbino di Haifa, Nissim Meor Cohen, e gli chiesi di fare qualcosa che nell'ebraismo è abbastanza complicato fare. Una conversione. Impartire delle lezioni di fede a qualcuno e convertirlo. Farne un ebreo, insomma. Sì, ma non solo. Toglierlo anche da una situazione di grande disperazione, da una tristezza infinita. Essere senza padre. Ma c'è una patria che, se si è ebrei, accetta chiunque. Israele. Non so come sia andata a finire questa storia, ma io ho fatto fino in fondo il mio dovere di messia. Sei un eroe, nonostante tutti i tuoi difetti e tutte le tue lamentele. Hai compiuto qualcosa di buono. Ma no, dottor Gross. Io sono semplicemente un condannato. Sono condannato al mio ruolo, come lei al suo, come Klein al proprio. Il mio è quello di clown, appunto. Vede, mi chiudo questo. Sono proprio perfetto che mi dice. Anni fa, quando Rebecca mi ricorse, pensava di aver trovato il suo cucciolo perfetto. Come lei con quel ragazzino della 12, Davide. Ma il destino è stato beffardo. Rebecca alla fine è morta. E io invece. Io sono vivo. Addio, Gross! Dove vai, Adam? Fermati, Adam! Non puoi scappare così, Adam! Fermati! Fatti vedere! Su, forza! Fatti vedere! A quattro zampe, Adam! È più buffo così! Adam Stein, l'uomo più divertente della Germania. Credevi davvero di poterti liberare di me così facilmente? Noi siamo... Una cosa sola, Adam. Non puoi separarti da me. Tu mi hai portato con te. Tu mi hai portato con te fin qui in Israele, sulla nave. Ero dentro la tua valigia, fino a qui nel deserto. Che cosa vai cercando, Adam? L'hai trovata, tua figlia Ruti? Non sei stato di grande aiuto per loro, vero? Per tua moglie e per le tue figlie. Io non ho più bisogno di te. Ho capito finalmente chi sono. Ne sei certo, Adam? Sì. Io sono sopravvissuto. Sono morto. E sono rimasto. E tu sei da qualche parte a scontare i tuoi debiti.
Ne sei certo? Se non fosse così, se io fossi vero e continuassi a perseguitarti per l'eternità? Non è possibile. Tu sei morto. Ucciso da qualche emigrante salvaro, che in una delle sue infinite vite è stato ufficiale dello Stato di Israele. È venuto in Sud America, dove ti eri rifugiato sotto falso nome, e ti ha ammazzato come un cane. In qualche fazenda sperduta nell'immensa pampa argentina. Interessante questa storia. Come al solito sei un magnifico narratore. Ma lascia che te ne dica un'altra. Anche questa è molto interessante. Poco dopo la nostra comune fuga da Stellaring, grazie al tuo aiuto e alle patenti ebraiche date a te dal rabbino Lichtenstein, sì, proprio lui, io ho cambiato identità. Io sono diventato un'altra persona. Sono diventato il professor Weiss, professore di ebraico all'Università di Berlino. E non solo, deportato a Treblinka. Per sopravvivere in più di tempi mi davi anche un sussidio. Me lo dovevi, d'altronde, che mi ha fatto diventare mostruosamente ricco. E così il povero Adam scontava la sua pena per essere sopravvissuto, far sopravvivere il carnefice della sua famiglia. Darsi che sia come dici tu, dannato mostro, ma anche tu sconti la tua pena. L'Ariano Klein, il gerarca razzista, il persecutore del fenomeno semitico, è costretto a passare da ebreo per il resto della sua vita. Oh sì, ebreo, ma vivo, e Dio lo vive, lo vuole. E tu lo vuoi ancora, vero? Non puoi separarmi. Tu vuoi ancora questo. Te ed io siamo una sola cosa e abbiamo dei conti in sospeso. Adam, non pensi che tutto questo debba avere una fine? Non pensi che debba calare il sipario sull'Adam Circus? Avanti, fallo Adam, fallo. È l'unico modo, solo così ti libererai di me. No! Io sono tornato, sono morto e sono tornato per sempre questa volta! Da quando Adam se n'è andato, l'istituto Rebecca Seitzling va avanti come prima. Per tutti i pazienti la vita continua. C'è chi continua a tenere sul cielo con una mano, chi vede l'angelo della morte, chi suona la trombetta. C'è chi, nonostante tutto, si ostina a giocare in borsa. La vita va avanti per tutti, tranne che per Abel Wolfowitz. Morto nel sonno, proprio la sera che aveva predetto. Negli anni trascorsi, dopo che Adam lasciò l'istituto, l'infermiera Gina Gray non andò a trovarlo neanche per una sola volta a Tel Aviv. Appena il nostro clown guarì, Adam Stein per lei fu sepolto. Lei voleva essere il suo cane, come lui lo era stato per il Commandant Clyde. Ma Gina Gray non era un cane, benché, come diceva Adam, fosse cagna nell'anima. Che ragazzaccio Adam Stein. David, il bambino che era stato cane, è stato dimesso e affidato a un parente. Un onesto cittadino, un padre di famiglia, una persona che potrà dare al ragazzo una vita. Quella vita che forse Adam non poteva dargli. So che si scrivono. Lui segue i suoi progressi. E magari, chissà, un giorno potranno rincontrarsi. Anche se ora David ha una sua vita e una casa in cui diventare grande. Ma forse gli mancherà quell'uomo che per poco tempo gli è stato padre. E in fondo anche un po' figlio. Si sono trovati. L'uno ha educato l'altro. L'uno ha salvato l'altro. E mancherà anche a me, Adam. Non sono diventato un dio della medicina. Non sono riuscito a guarirlo.
l'ho fatto da solo. Io ho solo dato il mio piccolo contributo. Ma non credo di aver fatto il suo bene, salvandolo. Perlomeno non ne sono certo. Così come forse non fece il suo bene il Commandant Klein, regalandogli quella vita di tortura e sofferenza. Adam Stein è tornato a vivere nella pensione di Lutelis. A suo dire, è diventato un uomo qualunque. Non si procura più malattie. Non si infligge la fine. Non porta più un Klein dentro di sé. Vive in una bellissima valle. Ma le colline sono sparite per sempre. Adesso non ci sono più deserti spaventosi. Ma lui ora non salta più nel fuoco. Ha paura di bruciarsi. La sanità mentale è piacevole e tranquilla per lui. Ma non c'è grandiosità, né vera gioia, né il dolore terribile che dilavia il cuore. Quel dolore che ha provato per tutta la sua vita, quando egli fu il re dei cani. Spero che insomma, sia stata una bella serata, insomma, uno spettacolo diverso dal solito. Soltanto due cose, appunto. Questo non è il solito memoriale o resoconto di qualcosa che è avvenuto. Questo è un romanzo vero e proprio, qualcosa di inventato, di sana pianta. Ma come abbiamo detto anche in questi giorni parlandone, è una storia verosimile. Perché, diciamo, qualche giorno fa, la condizione soprattutto degli artisti o comunque di chi aveva una particolare capacità nei lager era proprio questa, cioè erano dei privilegiati in qualche modo, anche se in realtà poi la loro condizione era ancora più tremenda, perché se non venivano uccisi subito dovevano vedere gli altri che soffrivano, che forse è ancora peggio. Infatti poi Adam esce fuori dal lager e impazzisce. Un'altra cosa particolare è il fatto che la storia inizi nel 61, che è l'anno del processo a Bergman. Quindi tutta la storia diventa un'ulteriore simbologia dello Stato di Israele, anche del fatto che sia nato per un senso di colpa, insomma, dell'Occidente stesso. Tutte queste letture ovviamente non vengono magari colte subito, ma spero che quando tornerete a casa ci rifletterete, ecco, che non resti soltanto l'impatto immediato di quest'opera, che in realtà è molto complessa, e se siamo riusciti a incuriosirvi un po', ecco, speriamo che ne sia valsa la pena. Grazie. Grazie per i ragazzi all'inizio, è sempre bello sentirselo. Forse parlava di... No. Sì. Grazie a tutti, grazie. Come on.